È un giorno speciale per gli studenti della ex quinte dell'Istituto Fantoni perché ormai è diventata una tradizione, la seconda edizione. Quest'anno ci sarà la consegna delle stole, un riconoscimento importante per tutti quelli che hanno completato il ciclo di studi qui all'Istituto Fantoni. Esattamente, oggi 27 agosto è una data che abbiamo scelto simbolicamente in chiusura di un anno scolastico e poco prima della riapertura del nuovo anno scolastico per salutare i nostri studenti diplomati delle quinte, della classe quarta del corso Geometry, sperimentazione quadriennale e anche della classe terza del corso operatore grafico che ha concluso il suo percorso. Quindi è una idea nata dal nostro comitato genitori, soprattutto nella persona della presidente signora Katia Marinoni, ma del comitato tutto che abbiamo attuato dallo scorso anno. Quest'anno li possiamo accogliere tutti nel nostro palazzetto e sarà un bel momento per chiudere un percorso di vita e ripartire con un nuovo percorso. Sì, siamo qui tra l'altro con alcuni colleghi sindaci del nostro territorio proprio a manifestare questo sentimento di legame e questo legame forte che c'è con l'Istituto Fantoni, che per noi è un istituto molto molto importante, che rappresenta quindi quelle che sono le scuole superiori per tutto il nostro territorio, e quindi questa nostra presenza qui vuole proprio dire questa testimonianza così di vicinanza. I ragazzi hanno finito questo percorso scolastico che ha durato 5 anni, 4 anni per il corso di CAT, e quindi la nostra presenza qui è innanzitutto per complimentarci con loro, ma anche per augurargli una buona vita, come recita appunto la scritta che c'è sul tavolo qui davanti, qui a fianco. Hanno davanti chi un altro percorso scolastico, chi si butterà subito nel mondo del lavoro, comunque sicuramente avranno un ricordo molto molto vivo, come è stato anche per me da ex alunno, che si porteranno poi per tutta la vita di questi anni trascorsi qui. Un istituto davvero che sta crescendo, sta tornando ad essere molto importante, quindi sta crescendo molto, questo grazie al lavoro che la dirigente insieme a tutto il suo staff stanno eseguendo, e quindi ecco, quindi non possiamo che essere felici e essere qui oggi a complimentarci sia con gli studenti che con tutto appunto l'entourage dell'istituto. È un'idea nata durante il lockdown, di dare un saluto e un ricordo ai ragazzi. L'anno scorso è stato fatto a gruppi molto limitato dalla pandemia. Quest'anno tutti insieme ci salutiamo e auguriamo buona vita a questi ragazzi. Augurate buona vita ai ragazzi consegnando ufficialmente una stola ricamata e chiaramente con alle spalle davvero tanto lavoro. Vuole parlarci anche di questo riconoscimento? L'hanno cucite due genitori, sono 160 stole, abbiamo il nostro sponsor che è Eurobi Style. L'associazione alunni ci ha supportato nella parte burocratica. E ce l'abbiamo fatta. Insomma, un lavoro di squadra. Voglio parlarci un po' del comitato genitori che sta dietro questi ragazzi che sostanzialmente hanno dai 14 ai 19 anni, quindi anche non sono bambini, sono a tutti gli effetti ragazzi, però insomma la vicinanza dei genitori è importante anche a quest'età. Sì, è importante soprattutto all'inizio, facendo gruppo come genitori, anche i genitori a volte sono un po' spaesati. Ti rendi conto che il tuo problema ce l'hanno anche altri e ci si aiuta, man mano poi li si lascia andare, li si lascia volare, li si augura buona vita.